Pronto, Radio Metal Wave? Siamo noi, siamo in diretta. Voi, se non sbaglio, dovreste Superbia. Essere Superbia. Ben trovati a questa intervista, seconda o ultima della serata, intervista Superbia. Allora, parliamo un pochettino di questo gruppo. Io qui ho la vostra biografia davanti, ma parliamo insieme. Vi siete formati nel 2002? Sì. 2002 nascono i Superbia. Nascono i Superbia. E dopodiché? Da quel momento sono cambiate un bel po' di cose, specialmente bassisti. Ne abbiamo cambiati tre. Perché cambiare i bassisti? I bassisti non vanno mai cambiati. Mai cambiare il bassista, l'ho visto, sì. Va bene, su, difendiamo la categoria un pochettino, no? Allora, raccontiamo. Se ne sono dati loro, vabbè. Ma senti, raccontiamo un pochettino, però, diciamo, tutti, a parte il cambio dei bassisti che l'avete proprio boicottati a palle, io lo so, è come se ci fossi stato. Comunque, dal 2002 al 2011, che cosa avete combinato per grandi linee? Allora, le prime cose sono state due demo, la prima promo live dei primi anni, io non c'ero personalmente perché sono arrivato dopo, e quella, diciamo, che è servita a procurare dei concerti in Sicilia. Infatti la band è riuscita a suonare con i Grave e con i Rotting Christ in quegli anni, grazie a questa promo. Poi, diciamo che i live in Sicilia si sono un po' fermati e sono entrato io e altri componenti, abbiamo fatto la seconda demo, sempre Superbia, e poi dal 2007 ci abbiamo messo molto, perché è uscita quest'anno, abbiamo fatto uscire il nuovo album, Overcoming the Pain, che è il primo nostro album con la My Kingdom Music, e poi ci sono state altre compilation, abbiamo avuto la fortuna di partecipare a delle compilation abbastanza importanti, e ora ci stiamo adoperando per comporre le nuove canzoni per il prossimo album. Allora, i complimenti per essere arrivati a far parte del roster della My Kingdom Music, è un'ottima agenzia e so che lavora molto bene. E come siete arrivati appunto in contatto con questa etichetta? Quali sono stati, diciamo, i canali? E più o meno, diciamo, come è avvenuto, diciamo, l'accordo e le registrazioni di questo album, che da quanto mi dici ha avuto un po' un iter abbastanza lungo? Sì, perché diciamo che come band emergente picchiamo di inesperienza, penso come tutte le band emergenti, e quindi abbiamo cercato il modo migliore prima di tutto per produrlo. Alla fine siamo arrivati all'autoproduzione, proprio perché il nostro batterista Antonio Amodeo aveva maturato una certa capacità nell'ambito dell'hard disk recording, e quindi ci siamo messi all'opera per fare questo e per cercare di avere il suono e la produzione che più ci piaceva. Avete fatto bene. Sì, per certe cose sì, per altre no. Infatti magari ci affideremo per la prossima volta, avendo più soldi, avendo più fiducia nei nostri mezzi, a qualcuno ancora più capace. Andiamo subito a fare, facciamo subito un po' di gossip. Cosa c'è che non va del vostro album, Overcoming the Pain? Cosa c'è che non va? Forse la cosa che non va, di cui ce ne stiamo accorgendo adesso componendo le nuove canzoni, è che si sentono molto le influenze dei nostri gruppi, però dei gruppi che ascoltiamo. Però penso che sia una tappa forzata, perché è il nostro primo album e adesso invece stiamo sempre di più delineando il nostro Superbia style, chiamiamolo. E quali sono questi gruppi che vi hanno un po' fatto da tutorial? Se si può sapere, allora, qualche nome? Sicuramente i gruppi, i capisaldi del metal, Metallica, Pantera, Iron Maiden, questo è sicuro, per poi arrivare al Death, In Flames, Dark Tranquillity, Meshuggah, e poi anche qualcosa di più tecnico come Dream Theater e Symphony X, qualcosa di progressive si sente sicuramente nel nostro album. Vabbè, ma ne avete messi dentro un calderone di gruppi, voglio dire, alla fine è normale che a qualcosa uno somiglia, perché insomma nel 2011 più o meno è stato fatto quasi tutto, insomma, a meno che non battete sui tamburi, che l'hanno fatto pure quello, gli Slipknot, ma insomma, no, voglio dire, infatti, assomigliare a qualcuno oggigiorno è quasi improrogabile, ma chiaramente sì, di vostro ci sarà qualcosa, no? Sì, è pieno di cose nostre. Tipo? Noi cerchiamo di mantenerci, diciamo, su un ambito moderno. Non saprei come definirlo il nostro genere. È più facile da ascoltare perché ci hanno dati diversi appellativi. Sono passati dal trash, al death, grindcore, progressive. La cosa che mi piace di più è che ogni canzone è diversa dall'altra. Ogni canzone ha la sua vita propria, diciamo. Beh, sicuramente anche i nostri ascoltatori poi avranno modo di sentire la vostra musica, perché a termine di questa intervista passeremo Paranoid Insomnia,
che è il brano rappresentativo di questo ultimo disco, immagino, no? Sì, sì. Senti, allora, dal punto di vista invece evolutivo, quante cose sono cambiate dal punto di vista musicale e anche di arrangiamenti nei Superbia, dai primi lavori fino a quest'ultimo? Allora, i primi lavori erano molto più semplici e molto più di influenza death. Oggi ci stiamo affacciando, penso un po' come tutti i gruppi, al modern metal, a quei gruppi che stanno un po' cambiando la situazione del metal contemporaneo, quindi per esempio Key Switch Engage, per dirne qualcuno, Soilwork. Sicuramente adesso perdiamo con molta più esperienza, perdiamo più tempo negli arrangiamenti, le canzoni adesso nascono in un modo e poi dopo molti arrangiamenti, tante idee, tanto tempo speso a suonarle e risuonarle, cambiano molto. Senti, ma i Superbia cosa si aspettano da questo disco pubblicato per My Kingdom Music? Qual è, diciamo, l'obiettivo che perseguite con l'uscita di questo disco? Ma l'obiettivo è farci conoscere e aumentare la nostra sicurezza, e questo lo stiamo facendo fortunatamente, perché abbiamo avuto dei consensi da delle testate importanti come per esempio Grindstock, Metal Maniac e altre webzine importanti, questo sicuramente. Certo, qualche copia da vendere in view non andrebbe male, però in Italia lo sappiamo, è difficile col metal, specialmente per le band emergenti. Qualche live in più anche, ecco, ma è lo stesso problema dei CD. Ti stavo chiedendo, dal punto di vista live, avete in programma qualche data di supporto oppure l'avete già fatta o non so? Allora, se io dicessi che in Sicilia la situazione è disastrosa, starei descrivendo una situazione positiva in questo momento per i live. Non si suona da nessuna parte. Uscire fuori dalla Sicilia per una band siciliana è difficile. È difficile. Quindi per ora niente, però ci stiamo adoperando. Com'è? Parliamo un pochettino di questa scena siciliana. Non ci sono proprio palchi, locali, situazioni che, non so, festival estivi? Allora, locali ce ne sono pochi, ci sono molti problemi però, in Sicilia io penso che ci sia poca educazione musicale, la gente non ha voglia di ascoltare, ha voglia di ascoltare cover, quello che sente alla radio, di avere il sottofondo nel locale, ma non di partecipare attivamente alla musica. E come se non bastasse, diciamo, quelle poche band che siamo in Sicilia, che ancora per passione spendiamo soldi, tempo per la musica che ci piace, andiamo a finire che ci facciamo la guerra tra poveri per suonare nei pochi locali che ci sono. Immagino. Senti, ma a prescindere dagli spazi che ci sono a disposizione, la scena com'è? Ci sono gruppi, tanti, pochi, di vario genere? Sì, sì, no, i gruppi per quel che riguarda il metal oppure più in generale? No, vabbè, per il metal o anche in generale, non lo so. Allora, per quel che riguarda il metal, sì, ce ne sono parecchi anche validi. Però la gente, molti gruppi stanno perdendo le speranze perché vedono che non c'è pubblico. Noi per ora no. Quello che va di più sono gruppi di musica leggera, come dovunque. Pubblico ce n'è poco. Ho capito, ma diciamo, quanto è impegnativo per un gruppo in Sicilia dover, diciamo, organizzarsi e traghettarsi, diciamo, nell'entroterra e trovare situazioni come per esempio nel sud Italia, ce ne sono diverse a Napoli o in Puglia, in Calabria? Ma il problema sono i contatti. Prendere il traghetto con la passione che abbiamo non è un problema, prendere il treno, l'aereo non è un problema, il problema è avere i contatti per arrivare a Napoli. Ma adesso grazie alla My Kingdom Music, che comunque è piena di contatti, fatevi consigliare anche da loro, no? Che sicuramente non mancheranno di consigliarvi. Personalmente vi posso suggerire la Vivo Management e la Necro Torture Agency, che sono due agenzie, entrambe pugliesi, che sicuramente possono darvi una mano per questa cosa. Comunque, chiedendo, poi qualche nome esce fuori, dai. Senti, allora, invece torniamo a parlare della vostra musica. Avete già in cantiere qualche cosa di nuovo oppure vi state crogiolando su questo ultimo lavoro? No, già abbiamo diciamo le nuove tracce, che sono più o meno o 9 o 10. Quindi siete pronti a riregistrare? Siete pronti ad entrare in studio nuovamente? No, siamo pronti per iniziare gli arrangiamenti e questo tirerà un po' di tempo. Ho capito. Però dal punto di vista compositivo siamo messi bene, abbiamo un bel motore, che è il chitarrista Antonio Randazzo, che è quello che scrive maggiormente, più
più pezzi, anche se li scriviamo un po' tutti. Lui è il nostro motore, diciamo, ne potrebbe scrivere uno al giorno. Vabbè, oh, fino a che ce l'avete, tenetevelo stretto, esatto. Vi posso garantire che è un tesorone. Senti, allora, diamo i vostri contatti internet per chi voglia saperne di più su voi. Allora, praticamente ci trovate dovunque, ci trovate su MySpace, e quindi www.myspace.com/superbiaband, su YouTube anche c'è il nostro canale, o se volete su www.superbia.it, e poi ci sono i vari link a Facebook, MySpace, Twitter e tutt'altro. E poi su ovviamente mykingdommusic.net, che è la nostra etichetta. Ovviamente, in cui trovate tutto. Che noi approfittiamo per risalutare di nuovo in quanto redazione di Metal Wave, anche perché collaboriamo spesso nella recensione dei loro lavori e nell'organizzazione di queste interviste come quella dei Superbia di questa sera. Ti saluto con uno dei vostri brani, appunto pervenuto in redazione per questa intervista, Paranoid Insomnia, sperando insomma che questa intervista sia di vostro piacimento e che il nostro collega Dust la pubblichi quanto prima sul nostro canale YouTube. Ah, vabbè, comunque okay. L'ho registrata. È fatto bene, che non fa mai male. Comunque andate su YouTube, che probabilmente tra oggi e domani sarà pubblicata. Sì, okay, tanto grazie mi per lo spazio, allora. Ciao ragazzi, ciao. Salutiamo i ragazzi dei Superbia e ci andiamo a ascoltare la loro Paranoid Insomnia.